mira, quando parlavi dei CD, io ero una che andava ogni settimana nel mercatino a fattorino a comprarmi le tue foto, che ogni settimana andavo cercando se c'era una cosa. E ritornando invece al moderno, tu sei stato un assistente coach per quanto riguarda The Voice in Spagna. Ecco, la mia domanda è questa: se tu fossi figlio della generazione 2.0 e quindi ti dovevi affidare ad un talent per emergere, secondo te NEC avrebbe avuto questo percorso così grandioso? Non lo so, nel senso che, grazie per la domanda, mi sarei comunque, conoscendo il mio entusiasmo, mi sarei comunque buttato sul talent, anche perché molto importante che è un argomento quindi molto anche molto delicato. Dopo i tuoi anni di esperienza, i tuoi 25 anni di carriera, che con la maturità sicuramente diversa da allora, porteresti ancora la canzone di una tematica del genere? Da permettere che sia una cosa importante per i giorni di oggi, ascoltare appunto attraverso una canzone, e quindi anche vedere il nostro ipotetico cantante del loro cuore, che cosa ne è, cosa è messa. Potreste ancora rimanere in genere? Allora, stiamo scusando. Roberta ci suggeriva una canzone del 1993 che aveva come tema fondamentale l'aborto. La canzone era anti-abortista perché raccontava una storia vera, non successa. Io l'ascolto tantissimo, il cantante è molto giovanissimo, abbiamo soltanto 43 anni. Abbiamo parlato di mercato discografico e tu sei uno che paradossalmente ha venduto tantissimo, perché oltre 8 milioni di copie, tantissimi dischi di platino. Però poi è cambiato anche bene, nel senso che adesso ho scritto un libro dedicato a tua figlia, cioè in questi anni NEC come è cambiato, perché ti dico, anche dall'esterno, da spettatrice, da fan, viene fuori anche leggero, tra virgolette, nel senso che segue molto l'istinto, perché nel 2015 per te è stato un anno fondamentale, il libro avresti potuto presentarlo il prossimo anno, invece all'inizio del tour hai presentato il libro e il tour addirittura nei teatri, quindi un NEC più intimo praticamente. Tutti i costi, come è fatta la sua musica, ecco,